Bigone, 10 squadre in 3 punti. Le 4 retrocessioni come condizioneranno la lotta per retrocedere e lo spettacolo anche del campionato che saremo costretti a vedere? Ma evidentemente lo spettacolo verrà penalizzato, perché si sta appunto combattendo per il punto domenica su domenica. È chiaro che sarà una lotta fino alla fine di giugno e non prevedo sicuramente crolli da parte di nessuno, perché queste 10 squadre dispongono di organici sicuramente all'altezza per tenere fino alla fine. Ma oggi la partita è stata giocata almeno da parte nostra per tutti i 90 minuti all'attacco, quindi può darsi che in qualche circostanza più avanti ci saranno delle partite più tattiche, più controllate, però per adesso non mi sembra. La mucchiata salvezza dunque potrebbe nuocere al bel calcio futuro, anche se Marchesi ha ragione quando sostiene che il Como oggi ha giocato una delle sue partite più aggressive quanto sfortunate. Ilariani con Cornelius sono molto vivaci al posto di Giunta e Di Donè invece troppo vicino al gemello Simone. Attaccano 70 minuti su 90, senza però impensierire mai troppo lo statuario Sebastiano Rossi. Alla fine dunque sono soltanto 2 le occasionissime fallite dagli azzurri, una per tempo. La prima con Corneliuson su centro di Invernizzi, ma attenzione, non era facile da domare quella palla, e la seconda con Pantera Milton, il migliore in campo, che dopo un gol annullato, ne parlerà la Moviola, qui tocca fuori e si scusa. Questo gol che è sbagliato era mio regalo per la partita fatta oggi contro l'equipe di Cesena. E non hai mai sbagliato in carriera un gol così facile o no? No, così veramente no, ma... Il Cesena, con Chiti dignitoso sostituto del libero titolare Josic, gioca quindi per lo 0-0. Prima della mezz'ora perde il fluidificante Leoni, distacco del tendine d'Achille, ne avrà per 3 mesi, auguri. Rimpiazzato da Limido e s'affida al contropiede, creando solo nella ripresa un paio di brividi davanti alla porta di Paradisi, grazie alle punizioni cross di Domini e ai diversivi d'offesa del centravanti Agostini. E dopo qualche altro timido tentativo Comasco, con l'arbitro, come si dice, più che mai vicino, anzi in contatto con la palla, eccoci già al domani. Fra 2 giornate rimarrete nella stessa posizione in classifica, visto che affronterete domenica prossima il Napoli al San Paolo e a Torino poi la Juventus. Ma sicuramente sulla carta sono incontri proibitivi, vedremo sul campo. Calcaterra ha marcato benissimo Simone, il gioiello del Como, e chi marcherai domenica prossima, Mancini o Vialli? Le ho già marcate tutte e due, non so, uno vale l'altro perché sono due fuori classe. Chi preferisci? Nessuno dei due.